Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la rassegna stampa del Comune di Cavriglia. Vediamo subito nel tavolo i vari quotidiani che di solito prendiamo in esame. Grande spazio alle politiche estere, ai fatti che hanno sconvolto la Francia e Parigi. Andiamo nel dettaglio con la Nazione di Arezzo ed il Corriere di Arezzo. Entrambi hanno ripreso la storia di Piero Grandi, il saluto ieri da parte dell'amministrazione comunale tramite i social network, e anche la Nazione con un ampio primo piano sulla pagina del Valdarno ha ricordato appunto Piero Grandi e la sua storia particolare. Negli anni 2000 viveva da solo in una roulotte, era contraddistinto da grande generosità e non soltanto questa legata al salvataggio del turista tedesco dalle acque del lago di San Cipriano, che viene lungamente descritta nella Nazione. Stesso dicasi per il Corriere di Arezzo, eccolo qua, un box centrale dedicato alla storia del cittadino del comune di Cavriglia scomparso qualche giorno fa nell'istituto di Arezzo, dove ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita. Piero Grandi presente anche nelle pagine dei quotidiani online. Questo l'articolo su Valdarno Post con la foto che avevamo pubblicato ieri sui nostri social network. Invece questo è il nostro sito comunale, questo invece, dicevamo, l'articolo di TG Valdarno. Detto questo, direi che tutto, colgo l'occasione per ricordare alla cittadinanza che, alla luce di quanto è successo a Parigi, per domani sera, con ritrovo alle 20.30 in piazza Cavour a San Giovanni, si svolgerà questa marcia di pace a sostegno della Francia, promossa da tutti i comuni del Valdarno e quindi anche dal comune di Cavriglia. L'invito ai nostri cittadini è di partecipare alla manifestazione. Grazie e arrivederci.